tac tac, e l'orologio c'è la sigla già. Stanno arrivando. Oh, ci grazie. Mai che siano puntuali, fratello. Sono un po' strani questi figli. Come stai, Ugo? Fratellone, come stai? Gli avete dato da bere? Gli avete dato da bere. Come si chiama questo? Ugo. Lui è la nostra mascotte, Ugo. Ah, Ugo. Ce lo siamo portati. Ovviamente i figli del deserto non potevano che avere un cammello. Cioè, dall'altra parte. Scusa. Questa è la vostra mascotte che vi portate sempre dietro. Sì, la portiamo, l'abbiamo portata, come l'abbiamo portata in questa trasmissione televisiva. Cosa si fa in questa tenda, cioè in questo circolo? Si guardano i film di Stanley Olio? La cosa più importante, ci divertiamo come dei matti. Primo, quello che voleva Stan Laurel, voleva che ci divertiamo come? Provandoci, scherzando, giocando, e Pippo, che è uno dei nostri fratelli, magari ti può dire di qualche gioco che noi abbiamo fatto. Il gioco della lippa, sai che gioco che si fa col bastone, si tira così. Cercare tutto un pomeriggio per cercare di raggiungere il punto più lontano con la lippa. Questo era uno dei giochi, cioè giochi così, preso da un loro figlio. Noi abbiamo una volta fatto una gara di minigolf in mezzo a della terra prenarata con delle palline improbabili, con delle mazze di minigolf in onore di Oliver Hardy, Olio, perché giocava golf. Poi dopo le torte in faccia, questa cosa. Le torte in faccia, io direi che di parlare è un capitolo. Senti, ma non è che Stagliolo sono un pretesto, che se non c'erano Stagliolo voi facevate ugualmente un circolo facendo i matti? Potrebbe essere. No, perché non è che avete trovato la scusa di Stagliolo. Beh, diciamo che ci ha aiutato molto, perché, ma sai qual è la cosa bella? Di che Stagliolo ci hanno permesso di riunirci da tutta Italia, perché nella nostra tenda, per esempio, lui viene da Torino. Adesso abbiamo dei fratelli che vengono dal Veneto, altri che vengono dalla Puglia, dal Lazio, dalla Liguria, alcuni dalla del mondo Toscana. Dello spettacolo, Lello Arena, per esempio, uno che fa parte della nostra, del nostro Pippo Santa Anastasia, Lello Arena, cioè, e Iacchetti, per esempio. Sono andati a Striscia la Notizia loro, eh? Ah sì? Sì, sì. Avete partecipato come figli del deserto? Beh, diciamo che abbiamo partecipato come figli del deserto e abbiamo praticamente ridotto in uno stato pietoso lo studio di Striscia la Notizia. Benissimo. Io pregherei in questo caso di lasciare abbastanza in ordine. Avete delle torte? Avete qua delle torte per caso? E le torte no, non ne abbiamo. Noi le battaglie dei tramezzini non ne facciamo, per cui siete tranquilli. Noi sono torte. Taglia, 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 Silvi, passa così. Signore e signori, la pubblicità. Grazie, Franco Paradis. Eccoci qua di nuovo insieme. Io volevo far notare la raffinatezza di Serpen. Siamo nella settimana pasquale e lui ha addobbato questa tavola veramente in un modo classico. Complimenti, Serpen, per questa raffinatezza. Allora, torniamo all'argomento che è, caro Pippo, i figli del deserto. Pippo è un figlio del deserto. Io sono un figlio del deserto. Piccolo? Tappo mi chiamo, quindi no. Più piccolo di così. È il suo soprannome, si Tappo. Mio figlio Andrea, che è venuto qua. Già invece in lui è Naso, lui era Naso. Naso. Tappo Naso. Sì. Io non sono figlio del deserto, però sono figlio di... Aggregato, un figlio adottivo. Io volevo dire un'altra cosa, sì, come è andata bene. Io l'ho buttata. Scusate, è molto signori, guarda. Chiedo scusa, buon uomo, ma io e il mio gentile amico ci stavamo giusto appunto dimandando ove forse la reception dell'albergo. Quale albergo? Ma come? Quale albergo? Tu l'hai detto dell'albergo. Tu hai detto dell'albergo. No, non è vero. L'avevi detto tu. Tu hai detto dell'albergo. L'avevi parlato dell'albergo. Gli ho detto che questo era un salotto. E allora è quello salotto. Non capisci? Non vedi come parla? Non sei... Salotto? Salotto. Non è salotto. Avevo detto salotto. Si vede il divano. Guarda. Loro sono seduti. Per non guardare come sono. Certo, è sempre un albergo. Questo è il salotto di Dolce Amaro. Vi siete sbagliati, hai capito? Però
possiamo ospitarvi qua, visto che... Allora possiamo agevolare le nostre stanche membra. Cioè, sì, accomodatevi. È una parola molto bella. Fagli accomodare. Ecco, accomodatevi dove volete. Oh, prendete posto. È autodidatta. Parla solo come sta gli occhi. Grazie. Non potrebbe parlare così fino alla fine. No, ma lui è messo male, cioè è un problema. Ah, nel senso che è messo male. Veniamo all'argomento, Sheiko, delle torte in faccia. Raccontiamo questa cosa. Sì, no, volevo solo, prima dello stacco pubblicitario, non ho finito di dire una cosa importante che mi aveva chiesto Gianfranco, molto importante. Cioè, noi oltre a divertirci, naturalmente ci prefiggiamo di fare opera di diffusione. Bravo. Per quanto riguarda la conoscenza della loro filmografia. Bravo. E di ricordo verso chi già li conosce, ma soprattutto di diffusione verso le nuove generazioni. Certo. Chi non li conosce, certo. Perché la loro è una comicità universale. Probabilmente sì, no, Ugo, sapete, scusa, il cammello deve girare perché no, perché mangia i panini. Esatto. E infatti noi pubblichiamo un bollettino, che sarebbe questa rivista, che si chiama Due piselli in un bacello. È bello, c'ha gli occhi dolci, piace. È bello. Molto simpatico. Deve essere un cammello buono. Sì, poi ci costa poco come mantenimento. Ma beve. Molto, sì. Far vedere la rivista. Allora, questa, no, speriamo non faccia riflesso. Questa rivista Ugo, si chiama. Così, si vede meglio. Così va bene? Aspetta, eccola. Sì, così, perfetto. Entertainment Journal viene pubblicata negli Stati Uniti e collega tutte le tende del mondo, è l'organo ufficiale che collega l'Associazione dei Figli del Deserto. Poi noi ne pubblichiamo una che si chiama invece Due piselli in un bacello, che serve, è praticamente l'unica rivista del genere in lingua italiana. Poi naturalmente abbiamo organizzato delle manifestazioni, per esempio una mostra di oggetti o memorabilia, come si chiamano, gadget, molto interessante, perché all'interno della tenda abbiamo dei bravissimi collezionisti. E poi raccogliamo in tutta Italia, in tutto il mondo, dei gadget, quando noi troviamo statuette, libri, perché la bibliografia, sì, loro è in lingua inglese, la raccogliamo e siamo un punto di raccolta praticamente. E poi organizziamo anche le famose battaglie a torta in faccia, che è un classico della comicità di Stagnoglio, no? Esatto, un classico della comicità di quello. Nonostante la televisione mandi abbastanza i film di Staglioglio insieme a quelli di Chaplin, però è importante farli conoscere, penso, nei vostri cineclub, eccetera. Sì, soprattutto, ripeto, farli conoscere alle nuove generazioni. E fargli, perché sono stati i più grandi insieme a Chaplin. Lo stesso Chaplin nella sua autobiografia cita Stan Laurel dicendo che è il più grande comico che abbia conosciuto, perché hanno lavorato insieme. Lavoravano insieme alla compagnia di Fred Carno. Hanno iniziato insieme. Lui si chiama Fellini. E Chaplin scusate se mi interrompo, visto che parliamo proprio di Stanlio e Olio, così li chiamavamo noi. Vediamo un videoclip, un trailer di un famoso film, I figli del quello al quale ci siamo ispirati. Ecco, vediamo un attimo, Maurizio, per favore. Vediamo. Si chiamavano